Hai mai sentito il modo di dire canta che ti passa? È un modo di dire che significa che se tu hai qualche problema, se sei triste, se sei arrabbiato, se ti fai una bella cantata ti può passare. Ecco, allora, visto che siamo tutti a casa, grandi e piccoli, ci è venuto in mente di proporvi questo lavoro comune, come un grande mosaico, in cui noi costruiremo una canzone ispirandoci alle sensazioni che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo composto una musica, vi abbiamo mandato anche un esempio di come si potrebbero mettere delle parole su quella musica, e ora aspettiamo i vostri contributi. Non vi preoccupate se non vi vengono grandi, tanta roba, tante parole. L'importante è che voi ci mandiate quello che avete creato, quello che racconta il vostro modo di sentire, e noi li metteremo assieme, li cambieremo un po', insomma li faremo diventare una grande canzone che poi potremmo anche magari cantare tutti insieme, facendo un grande videoclip registrando da casa, chissà. È una bella, come dicono gli inglesi, un work in progress. E quindi, buon lavoro. Vi abbiamo girato per mail due file, un file Word e una traccia musicale. Vedendolo nel dettaglio, nel file Word troverete un esempio di parole da inserire all'interno della canzone, per esempio: chiuso dentro casa sull'orlo di una crisi. Questa è la prima strofa. Chiuso dentro casa sull'orlo di una crisi, che è composta dalla prima frase da sei sillabe, quindi 6x. Ogni x corrisponde ad una sillaba. Chiuso dentro casa 6, e 7 la seconda, sull'orlo di una crisi. Avendo questa composizione di x si può inventare, ad esempio, facendo un esempio e rispettando le sillabe, steso sul divano guardando il soffitto. La prima è composta da sei sillabe, steso su divano. La seconda da 7, guardando il soffitto. Il secondo file invece è la traccia musicale. Quando ascolterete la traccia musicale noterete che è composta di tre parti. La prima parte è la canzone con le parole suggerite da noi, mentre invece la seconda parte è composta da la base musicale insieme alla scansione per sillabe, quindi troverete una voce che vi guiderà per poterla studiare e per poterci inserire le vostre frasi. La terza parte invece è la base musicale, quindi la parte strumentale, dove noi possiamo provare a cantare le nostre parole, quelle che abbiamo inventato. Per esempio, prendendo spunto da quelle di prima che abbiamo inventato, steso sul divano guardando il soffitto, proviamo a sentire. Steso sul divano guardando il soffitto, la 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 la, e così via. Possiamo provare ovviamente tutta la canzone e vedere cosa riesce meglio e cosa no. Se avete qualche dubbio potete contattarci ovviamente tranquillamente attraverso la pagina Facebook del Laboratorio Gabrielli, oppure potete chiedere al vostro insegnante. Buona scrittura! Ah, dimenticavo, potete anche coinvolgere fratelli, sorelle, mamme, papà, così diventa la canzone di tutti. Ciao, buon lavoro!